Ospitale, non c'è sta cosa più brutta dell'ospitale, specialmente quando si va perché si va e viene visitata e guardata a tante dottore, che ognuno di loro si pensa essere un professore. Non chiamano un malato per l'uomo, ma con un numero di un'unità, che solo si civilizza, deve essere un loro ambito. Certo, non può essere come Moscato. Chi era mio? Trattava buono tutti i malati. Quando ti sente male e chiama subito l'ambulanza, prima che avvenga, un 10 minuti e ti torce avanti. E quando a volte ti fanno subito un lavaggio e si funziona, è meglio le acque magiche. Sta sicuro. Un vostro malato è solo una barrella, vedi, cioè non viene e fa l'indovino indovinella. E vota subito in carne, e allora come si fortunate, si mettono d'accordo e con una cura non si più malato. Cioè una volta, vai un pronto soccorso per una cosa di niente, tu non vuoi. Ma se mette la famiglia con i bambini, addirittura qualcuno ti hanno pure un infantile, perché ti viene assai peggio e come sti vai. Non ti dico poi che è successo con il Covid di avanteria, i malati solo e senza visita dei parenti, madonna mia. Qualcuno dopo qualche mese rindolito, si è sanato. Non so se è stata la cura, un miracolo o sono fortunato. Pare mille anni che finisce la pandemia e diventa tutto normale. Che ci baciamo, salutiamo, ci abbracciamo, e questo è normale, è normale. E la speranza che siamo sempre più buona, i saluti, meno male, a così non abbiamo più bisogno, le vede e le ciutate. Divertente commento sulle problematiche degli ospedali, riportato nella lingua napoletana che rende tutto simpatico, anche l'ospedale.